È un bilancio che si assesta con un disavanzo intorno ai 200.000 euro. Noi possiamo dire che siamo soddisfatti di questo risultato e che tutto quanto era possibile fare per migliorare l'andamento economico di questa società è stato fatto e che questo disavanzo è un disavanzo fisiologico che si lega a quelli che sono i servizi che la farmacia gestisce per conto del comune. Si pensi che i trasporti scolastici di per sé producono già da soli un disavanzo di circa 150.000 euro e gli altri 50.000 euro di disavanzo sono prodotti dal Teatro Galletti. Quindi possiamo dire che l'andamento economico dell'azienda è un andamento di cui noi siamo molto contenti, perché si è visto che nel corso di questi 4 anni i ricavi sono stati potenziati, le iniziative che questa azienda fa rivolta agli utenti sono e hanno dato dei frutti per quanto riguarda sicuramente il potenziamento di quelli che sono i ricavi di questa nostra società.